le temps file ses jours, l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jours, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dorme sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs. Vicino alla camera da letto. Il giudice. Inaudito, è inverosimile. Avanti, criminale, criminale. Poi mi dovete spiegare. Vostra l'idea di farlo venire alla villa? Ma che non avrei mai immaginato di trovarlo qui. No, la mia visita aveva altre ragioni. Quali? Volevo accertarmi che nessun particolare fosse stato trascurato. E lui dove si era cacciato? È stato là, in ingresso, che ho avuto la certezza di non essere solo. Ma allora perché non l'avete fermato? Ma lui deve avere attraversato tutte le camere, corso qui, poi si è chiuso a chiave nello stanzino da bagno mentre stavo tentando di sfondare la porta. Sì, è un Sèvre. E di Artegna avete notizie? Sì, gode ottima salute. Quando volete possiamo farlo trasportare alla Santé. Allora provvedete immediatamente perché non voglio altri grattacapi. D'accordo. E voi siete sempre convinto che Artegna... non abbia ucciso? Beh, sinceramente non ho avuto il tempo di pensare. Del resto vi avevo chiesto 10 giorni, oggi siamo al quarto. E che cosa volete fare? Non lo so, non lo so veramente, ma state tranquillo, signor giudice. Se il signor giudice mi dovesse cercare, io sono uscito un momento. Very crazy. E noi, bellissimo il finale, poi. Il finale, se mi permettete, signora Crotti. Desiderate qualcosa? Dovrei parlarvi. Dite pure, vi ascolto. Preferirei in privato, questione di un minuto. Ok. Just a moment, please. Prego, prego. Excuse me, darling, I can't. Whisky va bene? Sì, con ghiaccio. Bene, allora due lisci con ghiaccio. Signora Crosby, eravate al corrente di... una certa visita che vostro marito avrebbe dovuto fare oggi pomeriggio a Saint-Cloud. Siete venuto per questo?
Mi pare che mio marito sia libero di andare e di fare quello che gli pare, no? No, io ho chiesto soltanto se avete parlato di questa visita a Saint-Cloud. No. Ci siete mai stati dopo la morte? No, non ci sono mai voluta tornare. Mi fa tristezza pensare che... Vostro marito c'è andato oggi nel pomeriggio. William alla villa di Saint-Cloud. Purtroppo è accaduto un doloroso incidente. Con la macchina? No, vostro marito ha tentato di uccidersi con un colpo di rivoltella. Oh no, it's not possible. Terrible. What is there? What is now? Sono spiacente, ma è meglio che sappiate subito. Vostro marito è morto 2 ore fa nella villa di Saint-Cloud. Pronto, chi parla? Sono Maigret. Datemi Leopoldo. Polizia giudiziaria, chi parla? Pronto, Leopoldo, sono Maigret. Ah, agli ordini, capo. Novità? Sì, questa mattina vi ha cercato 2 volte il giudice Comelio. Vai avanti. Verso le 2 del pomeriggio, il brigadiere Janvier ha fatto recapitare un appunto. Leggilo. Un attimo, capo, cerco l'appunto. Ah, eccolo. Pronto, capo. Dunque, ore 11:30, Sartoria Melanier. Ore 12:15, da Nicole, Boulevard Montparnasse. Pranzo lungo e abbondante. Alle 2 del pomeriggio, il nostro uomo arriva al caffè Américain, prende un caffè e fa 2 telefonate. Tutto qui? Sì, tutto qui, non vedo altro, capo. Se dovesse richiamare Janvier, fatti lasciare l'ultimo recapito, eh? Ciao. Scusate, avete visto uscire quel giovanotto cecoslovacco, quello con i capelli rossi? Ah, sì, è uscito poco fa con un altro signore. Non avete mica visto che direzione hanno preso? Un momento. C'è Pierre, il tassista, signore. Che forse saprà darci qualche indicazione. Sì, esatto. Pierre! Pierre! Senti, Pierre. Ricordi quei 2 signori che ho accompagnato da te 1 ora fa circa? Uno con i capelli rossi e uno con pochi capelli. Sì, sì, ho capito. Dove li avete portati? Li ho lasciati 1/2 ora davanti al Pelican, in Rue des Écoles. Se volete vi ci conduco. Sì, portate. Prego. Grazie. Prego. Ha 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 ha!
Oh, capo! Benvenuto, capo. Finalmente. Sì, seduto. Sentivamo la vostra mancanza. Oh, prego. Cameriere? Cameriere, del whisky per il signore. Noi per ora siamo a posto. Sì, siamo a posto. Bisognerebbe sapere se il capo apprezza i nostri gusti. Eh? No, voglio dire i nostri gusti in fatto di bere. Oh, ma certo che li apprezza, eh? Il capo è, ecco qui, è un intenditore. Da quanto tempo siete stato a Saint-Cloud? A Saint-Cloud? Questa Jean-Vie è bella. E che cosa ci dovrei fare io a Saint-Cloud, eh? Sì, voi siete un intenditore, ma anche un burlone. Un burlone. Oggi abbiamo trovato un altro cadavere. Ah, beh, un altro cadavere! Bene, bene, bene. Vuol dire che ci sarà lavoro per i becchini. Alla vostra, signor commissario. Io prego, commissario. E chi è questo sfortunato mortale? William Crosby. Allora, peggio per voi. Perché cosa intendete dire? Spiegatevi. È che voi non capirete mai niente. Io vi avevo avvisato fin dal principio, eh? Adesso che siete nei pasticci più di prima, io vi propongo un piccolo patto, una cosetta fra noi. Io e Jean-Mien ne abbiamo già discusso, la soluzione migliore. Voi avete deciso di seguirmi, ma io, signor commissario, me ne infischio. A fare i curvi invece di inseguirci possiamo divertirci, restare tutti insieme, no? Naturalmente non dovete preoccuparvi, sarà tutto a carico mio. Cameriere, portate dello champagne per tutti. Gian, perché non vieni a letto? Beh, sei ancora sveglia. Ti aspettavo. Sì, lo so, non dovrei. Sono anni che facciamo questa vita. Dovrei esserci abituata. Ma alle volte sai vedere la sola persona che si ama. Chi ti ha messo in testa tutte queste cose, le storie? Ma chi vuoi che me le abbia messe in testa? Basta guardarti. Sei in uno stato da far paura. Sai, quando ci sei dentro e si ha a che fare con la propria coscienza, è difficile, impossibile pensare che sia sonno, che sia fame, che a casa c'è una moglie che aspetta. Ma io non dicevo per me. Sì, lo so, scusa, ma se almeno potessi raggiungere
la certezza obiettiva. Senti, vieni a riposare ora. Vedrai che alla fine una soluzione... Il male è che la soluzione c'è già, esiste, io la sento, l'ho pensata. Allora, quando mi trovo a toccarla, a chiudere la catena, ecco che un anello si apre, la catena si spezza, accidenti, devo ricominciare da capo. Senti, è stanchezza, credi? Tu dovresti fare una pausa, un'interruzione. Lo dicono anche i dottori, sai, no, che... No, non si tratta di stanchezza, poi buoni i dottori, sì. È qualche cosa di maledettamente misterioso che non ti fa quadrare il bilancio, ecco. Beh, adesso avrei proprio bisogno di un bicchiere di latte. Sì, te lo porto subito. È cominciato il giorno 7 luglio, a mezzanotte. Al Pavillon Bleu, nei pressi di Saint-Cloud, Joseph Hortin beve 4 whisky e lascia cadere dalla tasca un biglietto di terza classe della linea Parigi-Saint-Cloud. Dopo 2 ore e mezza sono uccise a colpi di coltello 2 donne, la signora Anderson e la sua cameriera. Le uniche impronte lasciate dall'assassino corrispondono inequivocabilmente a quelle di Joseph Hertin. Rue Monsieur le Prince. Sono le 4 in punto. Joseph Hertin rientra a casa. Quando il giorno dopo Joseph Hertin è arrestato, ammette di essersi recato a Saint-Cloud, ma nega di essere l'assassino. Anche dopo la condanna a morte, Hertin continua a negare e si chiude il primo capitolo. Ecco, il latte. Grazie, mettiamo. Senti, non fare troppo tardi, No, mi raccomando. No, stai tranquilla. Il 15 ottobre facciamo evadere il condannato dalla Santé alla Sitanguette, di qui al Café Américain, dove il giorno successivo uno sconosciuto, che secondo Meurs dovrebbe essere uno straniero affetto da malattia inguaribile, indirizza una lettera al Sifflet, in cui rivela che la fuga del condannato è un meccanismo fatto scattare dalla polizia. Alle 18 dello stesso giorno, Hertin spacca la testa al brigadiere Dufour. Questo avviene alla Sitanguette. 5 minuti dopo, Hertin fa perdere le sue tracce. 17 ottobre, un qualsiasi mezzogiorno al Café Américain. Di singolare uno strano triangolo. Radek, Crosby, Joseph Hertin. Quest'ultimo aspetta fuori con lo sguardo infuocato. Si allontana soltanto quando 2 agenti accompagnano il cecoslovacco al commissariato. L'incontro con Crosby non l'aveva turbato. Alle 9 di sera l'americano cambia $300 all'albergo George V. Nandi, sono le 10 circa del 18 ottobre. Hertin tenta di impiccarsi nella stalla di suo padre. Viene salvato in extremis. Qualche minuto più tardi, Radek, dopo aver seminato Jean-Vier, entra al Grand Café sventolando con malizia un foglio da 10.000.
Mi invita al suo tavolo e spontaneamente mi parla della storia di Saint-Cloud. E non è finita. Mi guarda sorridendo e getta sul tavolo 10 pacchetti di banconote nuove di zecca. Sono le stesse che l'impiegato dell'albergo ha fornito a Crosby in cambio dei dollari. Sono le 4 del pomeriggio. Decido di visitare la villa di Saint-Cloud. Dopo un disperato tentativo di sfuggirmi, Crosby si spara un colpo di rivoltella. La moglie non sapeva niente. Radek e Janvier se ne stanno insieme, li ho trovati al Pelican. Insieme questa mattina alle 6 hanno lasciato un albergo del boulevard Saint-Germain. Vorreste sapere come ho ricevuto il denaro, eh? A voi della polizia non si può nascondere niente, siete furbi. E allora una telefonata all'ufficio postale di Boulevard Raspail. Sì, e scoprirete che ieri mattina alle 9 un uomo rispondente ai miei stessi connotati ha ritirato un pacco piuttosto voluminoso. Banconote. Ah, certo, le stesse che la sera prima erano nelle tasche di Crosby. Tuttavia, bisognerà dimostrare che è stato proprio Crosby a spedirle. Chi vi ha fatto entrare? Nessuno. In fondo è un ufficio come un altro. Ho visto il nome e sono entrato. Voi non mi potevate sentire perché eravate immerso nelle vostre profonde riflessioni. Cosa siete venuto a fare? Niente di particolare. Bam 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 bum. Bam bam bum. A sincerarmi che questa notte siete rientrato bene a casa. Benissimo, grazie. E poi, quando vi decidete ad aprire un'inchiesta sulla morte di Crosby? Siete venuto a portarmi degli indizi? Io? Chiunque a Montparnasse vi può parlare di William. Chiunque? E voi? Io, eh? Vediamo un po'. Allora, quando sua zia e la cameriera, diciamo così, morirono, William Crosby aveva quasi un milione di debiti. Lo sapevate? Era spiantato. Sì, sì, sì. Persino Bob il barman gli prestava del denaro. Pur essendo parente della signora Anderson, quindi avendo una zia molte volte milionaria, egli non disponeva di niente. Era il parente povero. Ma a Parigi basta avere un nome famoso come quello di Crosby e tutti sono pronti a tenderti una mano, specie le donne. Williams era adorato dalle donne, avrebbero fatto pazzie per lui, compresa Edna Reichberg. Sì. Sì, sì. E lui pagava questa fortuna col sorriso, con la generosità. Erano tutti uguali per lui, uomini, donne, amici, conoscenti. Erano il mondo, la gioia di vivere. Sì. Questo era Crosby. Permettete che...
Ah, grazie. Sì, sì, quello era Crosby. Ecco. Quando gli piovvero addosso i 15 o 16 milioni di eredità, era indebitato fino al collo. Chiaro? Io credo che per sanare certe situazioni imbarazzanti fosse arrivato ad imitare la firma di qualche parente illustre. Ma ha avuto il coraggio di uccidersi? Ah, sì, sì, sì. Ma questo è accaduto ieri. Io voglio domandarmi soltanto una cosa. Per quale ragione siete venuto qui? Per fare una chiacchierata. O, se preferite, per darvi una mano. Non è per offendervi, io lo so, voi siete della polizia, avete uomini specializzati a disposizione. Ma quanto tempo avreste impiegato a mettere insieme tutti i particolari che io spontaneamente vi ho fornito? Perciò io penso che non vi dispiacerà sapere qualcosa di più sulla giovane Reichberg. Questa relazione, sì, diciamo così, non era casuale. No, avevano deciso di sposarsi, aspettavano che Williams riuscisse a divorziare in maniera pulita. Ma in realtà le continue dilazioni di Williams erano una tattica. Eh sì, perché non si può sposare la figlia di un ricco industriale quando si è spiantati. Vi sembra, signor commissario? Non si può nemmeno pensare poi quando si è costretti a vivere con i prestiti di Bob. Bob? Bob, non mi fermate alle apparenze, signor commissario. Voi Bob lo avete visto in giacca bianca ringraziare umilmente i clienti, ma in realtà Bob è un uomo che vale 800.000 franchi l'anno, È uno che potrebbe ospitare me, voi e altri 20 come noi nella sua meravigliosa villa di Versailles. Mentre il povero Orten è costretto a spingere il triciclo 12 ore al giorno per 300 franchi il mese. E voi? Ah, io, eh? Il mio è un caso tutto particolare. Ah. Oh. No, non c'è che dire, un bel delitto. E cosa farete di Orten? Sarà decapitato. È naturale, un uomo a 300 franchi il mese. A proposito di... Siete proprio convinto che Crosby si sia suicidato? Ma perché è successo altre volte? Sì, capisco, non è facile camuffare un delitto, ma vi sono casi in cui riesce. Se io non avessi avuto fra i piedi quel vostro brigadiere lì, mi sarei accusato io, tanto per vedere. Tanto per vedere. E siete sposato voi? E poi?
così per dire qualcosa. Cosa? Non so. Per esempio che siete un uomo fortunato, avete una moglie. Una situazione, la vostra, mediocre, eh? Quel sapore di tranquillità che vi dà la coscienza di aver compiuto il vostro dovere. Passate le domeniche andando a pesca. No, 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 e già, voi siete il tipo a cui piace il biliardo, eh? Io trovo che tutto ciò è meraviglioso. Soltanto bisogna avere le basi. Eh sì, bisogna cominciare da un padre che giochi a biliardo, che crede nella soddisfazione del dovere compiuto, eh? Dove avete conosciuto Joseph Hurtin? Sui giornali. A meno che... allora... tutto diventa possibile. Signor commissario? Quando... le posizioni mediocri e le partite di biliardo rischiano di crollare. E tutto questo perché? Perché dopo 20 anni di onorato servizio vi è capitata per la prima volta la disgrazia di avere un'idea, una grossa idea, e di tenerci, di volerla portare tenacemente fino alla fine lì. Tutto questo si potrebbe chiamare, vediamo un po', cioè, velleità di genio. Come se il genio non fosse in noi fin dalla culla. No, 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 signor commissario, voi dovevate lasciare che giustiziassero Joseph Hurtin. Avreste avuto un riconoscimento speciale, anche in denari, Nari, quanto guadagnate? 1.000, 2.000 franchi, va? A Crosby bastavano sì e no per le consumazioni. Allora, cosa pensate di Crosby? Ah, perché a questo punto bisogna che voi pensiate qualcosa. I maligni collegheranno il suicidio con la fuga e allora tutti i Crosby, tutti gli Anderson vorranno andare oltre le vostre discrezioni. E ci riusciranno perché voi lo sapete, loro possono. Se io fossi in voi, sceglierei una strada più facile, meno rischiosa. Arresterei un tipo come Radek. Che vi sembra? Come è? Chi volete che si preoccupi per un tipo come Radek? Figlio di una domestica? Anche se non ha mai conosciuto Hurtin. Anche se non ha mai rivolto la parola a Crosby, beh, si fa presto a trovare una soluzione, un nesso logico, no? Questi, per esempio.
signor commissario Maigret, volete che vi sveli un grande segreto? Non capirete mai niente. Ancora patate fritte? Voi signora? Patate fritte? Via del roast beef con patate e birra. Prego. Del... del roast beef con patate e della birra. Subito. Ancora del pollo. Thank you.
Sente? Sente. Dal momento che avete deciso di non darmi respiro, non vedo perché non si possa stare insieme, non vi pare? Diventa tutto meno faticoso e non ci si annoia, eh? Quanto tiri fuori tu al giorno vendendo i fiori? Io? Sì, e tu quanto guadagni? Non lo so, dipende. Ah, dipende. Beh, intanto siediti, beviamo qualcosa insieme. Come no, cameriere, siediti, non aver paura, siediti. Lì. Una chartreuse per una signora, una chartreuse. Intanto conti i garofani perché li prendo tutti io. Saranno 40. Bene, dunque diciamo 40. 2 franchi. Quanto fa? 42 franchi. 80, bevi, intanto bevi. E al prezzo dei fiori aggiungeremo altri 100, 200, 300, 400. 500 franchi, No, giù le mani. Bisogna guadagnarseli i quattrini, signora. Come? Beh, vediamo un po' come. Cantaci qualcosa. E cosa dovrei cantare? Ah, non so quello che vuoi. Se la canzone è abbastanza allegra, aggiungeremo altri 100 franchi, eh? 500 per cantare, 100 per ballare. Su, canta! Cameriere! Signora, eccomi. Allora, questo locale frequentato da impertinenti è ficcanaso! Oh, smetta! Fatemi il conto. Allora, ecco, 56 franchi. Ecco, sì. Tenete il resto. E dite al vostro proprietario di ospitare una clientela più scelta! Ma aspetta, buffone! Fuori! No, quello che non riesco a capire perché la rappresentazione finita, ve la date sempre a gambe. Cos'è? Una tattica, signora? Cioè, deve essere tutta una tattica, eh? Non vi siete mai guardato allo specchio, signor commissario? Alla vostra età rischia di diventare ridicolo. Sì, anche la finzione deve avere un limite, altrimenti diventate la caricatura di un uomo che finge di credere, prego, finge di essere, che si illude di fingere e di credere. Ma tanto è tutto inutile, signor commissario Legré, perché non capirete mai niente. Che strano, dovrei essere io a seguire lui ed è lui a seguire me. Thank you.
doppio per me. Servito? Volete che paghi in anticipo? No, non occorre. Giorno che vi sto cercando. Ieri vi ho intravisto per un attimo al funerale di Crosby, ma poi mi siete sparito davanti. Capo, il giudice, come gli ho, è furibondo. Ha messo in moto perfino la squadra mobile. Cameriere, un altro doppio per me, subito! Immediatamente, signore. Beh, che cos'è quello lì? Cosa gli avete fatto che è diventato così cattivo? Chiama subito il direttore. Capo? Io non so se la cosa vi interessa ancora, ma volevo dirvi che Fertin sta molto meglio. Accidenti, ha una fame da lupo. Insomma, quello che noi potevamo fare l'abbiamo fatto. Va bene. Va bene, cara. Ecco il doppio. Un momento. Chiama il direttore. Non capisco. Se posso essere utile io. Non fare storie, chiama il direttore. Bene. Bene? Subito. Il signore mi ha fatto chiamare? Ah, certo. Perché io desidero non essere servito da camerieri con le mani sporche e mancanza assoluta di buon gusto. Sono diversi anni che dirigo questo locale, posso assicurarvi, signore. No, le vostre assicurazioni non servono a niente. Invece di trovare scuse assurde, controllate l'igiene di questa gente. Ma capo, è impazzito. Se ti chiedono di me, tu non mi hai visto, eh? Signore, sarà certamente vittima di un equivoco. No, mi sembra assurdo, signore, che... Non desidero discutere con gli inservienti, io. No. Fatemi il conto. Quanto è il conto? 25 franchi. 25? Sì. Ecco. 25 franchi. Niente mancia. Capo. Oh, capo, finalmente vi ho trovato. Cosa c'è? E c'è che la signora Crosby è andata alla Sitanghetti. Quando? E un'ora fa, capo. Sola? Sola, sì, sola. Andata a far che cosa? Non so, è salita nella stanza dove si trovava Artè. E dice il padrone che, non so, cercava qualcosa. Qualcosa che? E non lo so, capo, non lo so. E adesso dove è andata? È alla villa della signora Henderson. A Saint-Cloud? A Saint-Cloud, sì. Ma c'è qualcuno dei nostri là? Sì, c'era Torrance. Come c'era? È andato via? C'era, perché io poi l'ho mandato in centrale a riferire, capo. Bravo, stupido! Hai un taxi almeno qui? Sì, il terzo là, capo. Devo venire con voi, capo. Capo! No, io voglio vedere come va a finire. Beh, già vieni. Eh? E cosa fai? Beh... Non lo so. Ah. Non siete curioso di vedere cosa succede lì? Avete torto, perché potrebbe esserci un altro cadavere. Beh, via, fumateci sopra, eh? Tanto non caverete mai niente da questo brutto imbroglio.
Andiamo a dare un'occhiata anche noi. Forse è arrivato il nostro momento. Perché no? Può darci che in due capiremo meglio. Venite. Beh, non mi vorrete far credere che la cosa vi impressiona. Se proprio ci tenete, io sono pronto. Beh, allora, ecco qua. Prendete dentro, c'è la chiave. E cosa devo fare? Prendere la chiave e aprire. Tenete, potrà essere utile più tardi. L'assassino della signora Henderson deve aver agito in queste condizioni. Le due donne dormivano profondamente senza che nessuno controllasse l'ingresso, come ora. Poi con tutti questi tappeti qua, chi poteva sentire? Beh, andiamo, tanto in casa non c'è nessuno. Siete il giudice come io, non mi perdonerà mai il suicidio di Crosby e tantomeno la mia incapacità a sbrogliare questo intricatissimo delitto. Cosa fate? Rimanete sulla porta? È qui dentro che le due donne sono state assassinate. Ah, dimenticavo di mettervi al corrente su un particolare. Non si è mai trovato il coltello, Sparito. Naturalmente, come avviene in questi casi, le supposizioni che si fanno sono mille. La tesi ufficiale è che Hortin, fuggendo, se ne sia liberato gettandolo nella Senna. No, caro Radek, io non ci credo. Per me il coltello è stato nascosto qui dentro. Sì. Avete notato l'involto lungo, stretto che aveva la signora Crosby? Potrebbe esserci benissimo dentro un pugnale, eh? Sì, avete ragione voi. È una storia terribilmente complicata. Forse, seguendo le impronte, sì, conosceremo il motivo che ha spinto la signora Crosby a venire qui questa notte. Su, apriamolo, amico mio. Su, aprite. Avanti. Non tutti gli armadi nascondono un cadavere, eh? Bene, caro Radek, cosa ne dici? Sei sempre del parere che in questa storia non capirò mai niente?
Scusate, signorina, oramai questa storia è finita. Vi sono molto grato per la vostra collaborazione, signorina. Ringraziate anche la signora Crosby, eh? Fuori ci sono due taxi, signorina, potete prenderne uno. Glielo cediamo volentieri, vero, mio caro Ormetto? Grazie. Oh. Oh. Mio cappello. Andiamo. Vedete la vostra borsa. Al George Senk, per favore. Chiedes Orfevre alla centrale. Su. Beh, adesso sarebbe il momento di offrirmi una sigaretta, eh? Faccio io. Un fiammiferino. Un momento. Credo che avrai tante cose da raccontarmi. E siccome il viaggio è lungo, puoi anche incominciare, se vuoi. Beh, non posso farvi un discorso su di me, perché non lo capireste mai. Vi parlerò soltanto di cosa accadde dal giorno in cui scoprì William Crosby. Ah, era un esemplare magnifico. Presi ad osservarlo attentamente. Capivo che dietro la sua allegria, dietro il suo innocente sorriso che incantava le donne, c'era un Crosby diverso, pronto a tutti i compromessi morali pur di soddisfare i propri desideri. Sapeva che da un momento all'altro avrebbe divorziato per sposare Etna, eppure lasciava che le due donne vivessero come due sorelle. William? Sì? Noi andiamo, eh? Le chiavi della macchina. Sì, tieni. Ma come? Tu permetti che ci lasciano così? Eh già, noi andiamo. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci. Di nuovo. Andiamo, Etna. William, hai una moglie meravigliosa. Se anche tua zia fosse una zia meravigliosa, saresti l'uomo più fortunato del mondo. Quando penso che un imbecille, non più tardi di ieri, ha eliminato una vecchia merciaia per un centinaio di franchi. Ma io per sbarazzarmi di mia zia darei un milione. Io non so, né me lo chiesi, quale fosse il vero significato di quella frase. Mi era bastato che egli l'avesse pronunciata.
state al signor William Crosby. Benissimo, signore. Faccio subito. Brutte notizie? Ma che, anzi. Cosa fai? Giochi da solo? Un'idea. Voglio sapere se al primo colpo riuscirò a sollevare almeno due assi. E allora? Allora sarà sì. Sì, sì, perché cosa? Un'idea mia, non ci pensare. Quel sorriso voleva dire forse che accettava, che forse l'aveva in pugno. Pensare, un uomo bello, importante, invidiato, nelle mani di uno come me, apparentemente insignificante. Fu così che mi accorsi di Orten. Lessi subito nei suoi occhi, in quel breve istante che lo vidi passare, una specie di insoddisfazione interiore. Spesso le persone più normali possono soffrire di questa giustificata forma di rivolta. Lui, infatti, avrebbe potuto starsene tranquillo nell'albergo dei suoi genitori e invece preferisce Parigi. Pochi franchi al mese, dove, pur soffrendo, sogna una vita diversa, fatta di avventure straordinarie. Romanzi dozzinali, ne leggeva decine. Succede, è un sintomo frequente di chi si lascia sedurre da ambizioni nascoste e impossibili. Inebriava. Essere cosciente della mia forza, misurare il pensiero e la volontà degli altri. Povero Orten, il cinematografo. Era quella l'unica vita che apprezzava. E ci credeva, come credeva che un giorno ci sarebbe arrivato. Fu una domenica, una delle tante domeniche grigie e insignificanti di Orten. Non so se... Si tratta di un amico. Quattro franchi. Ecco, tenete pure il resto. Potreste portarmi il bicchiere? Senz'altro, subito, signore. Grazie.
Dite pure. Guardate, l'ho portato al tavolo di quel signore. E perché? Me lo ha chiesto lui, scusate. E siete stato voi? Buongiorno, amico. Buongiorno. Sedete. Io non vi conosco. Possiamo ugualmente fare quattro chiacchiere, no? Prego. Sigarettina? Grazie. Avete fiuto? Eh sì, quella ragazza, un giorno. È proprio il tipo che fa per voi. E voi come fate a sapere di me? Oh, diciamo che ho raccolto delle informazioni, Quanto guadagnate dal vostro fioraio? 300 al mese. 300 per lavorare tutto un mese. Tu puoi guadagnare in una notte e senza rischi quanto ti basta per vivere comodamente e nel modo che tu sogni. Combatteva con la sua coscienza, ma sapevo che alla fine avrebbe ceduto. Lo allettai con l'idea del furto in una villa disabitata. Lo misi a parte di un piano in cui erano previsti minimi gesti. Gli consigliai di acquistare un paio di scarpe con la suola di gomma. Mi premeva che Orten non facesse rumore. Ciò che mi riusciva difficile fargli credere era che nella villa non ci fosse nessuno. Dubitava che si trattasse di un tranello. C'è dubbio, quella ragazza aveva davvero fatto colpo su di lui. Ma io avevo bisogno di Orten. Dovevo ancora raccontargli tante cose, metterlo al corrente su tanti particolari.
ti prenderà e sarai condannato. Ma io non ho fatto niente. E avevate detto che la villa era disabitata, che si trattava di un semplice furto. Hai lasciato impronte dappertutto. Cretino, cretino, cretino. Perfino le tue scarpe di gomma serviranno ad individuarti meglio. Voi mi avevate detto di comprarle. Sarai giustiziato, Orte. Non ti crederà nessuno. Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia. Solo io potrò farti uscire dalla prigione. Ma dovrai tacere. Dovrai aspettare. Forse lo farò. Ma dovrai avere fiducia. Aspettate! Aspettate! Ciò che è più sorprendente in lui è l'intelligenza. Ma siete convinto che si tratti di intelligenza? Oh, certo, un'intelligenza criminale. Lui non ha ucciso per una ragione qualsiasi, capito? Ma semplicemente per il gusto di uccidere, un delitto fine a se stesso. Ma che gli ha fruttato dei soldi? Sì, ma non era quello il suo movente. La sua intelligenza è il dato fondamentale, eh? Egli è cosciente della sua capacità. E l'impossibilità che essa dia dei frutti immediati lo conduce ad un lo conduce ad un orgoglio insensato, distruttivo e anche pieno di impazienza, eh? Volete dire che aveva fretta? Ecco, fretta, avete detto benissimo. Venne a Parigi con l'idea di diventare celebre e ricco e si iscrisse alla facoltà di medicina. E chi lo manteneva? Sua madre gli mandava un assegno mensile che si procurava facendo la domestica. Poi tutti i professori prevedevano per lui una carriera luminosissima. Ma non va tutto liscio. Sua madre, logorata da un male incurabile, finisce i suoi giorni. E Radek, che si sapeva affetto dallo stesso male, resta senza un centesimo. Allora così, immediatamente, lascia cadere tutti i suoi sogni. Poteva mettersi a lavorare, quanti studenti vanno avanti a questo modo? No, ma lui non ci pensa nemmeno, per carità. Da quel giorno decide cinicamente di non fare più nulla. E come vive? Oh, beh, di sussidi di connazionali che sperpera nei caffè, nelle birrerie. Un caso tipico di deformazione. Sì. È convinto che la società, che gli altri non l'hanno compreso, li odia. Anzi, passa il suo tempo ad aumentare il suo odio per il mondo. A Montparnasse, seduto accanto a gente ricca, piena di salute, lui deve accontentarsi di uno yogurt. Mentre sui tavoli vicini c'è una pioggia di cocktails. 20 anni fa Radek sarebbe diventato un anarchico. Oggi egli ha sfogato il sentimento dell'ingiustizia della sua superiorità intellettuale, architettando un delitto. Ma come ha fatto a capire che Crosby avrebbe accettato? Ah, uno dei suoi professori ha parlato della straordinaria abilità con cui Radek riusciva a leggere le debolezze degli altri. Ora di una sicurezza sorprendente, anche nelle diagnosi più incerte, era come se sentisse le vibrazioni sotterranee di qualche cosa che distrugge, sia fisicamente che moralmente. E quando poteva annunciare ad un paziente la sua fine, lo faceva con una decisione quasi malvagia. Allora aveva parlato con Crosby, aveva avuto dei contatti. Beh, gli era bastato osservarlo per giorni e giorni per farsi di lui un quadro incredibilmente esatto, eh? E quando avete avuto la sensazione che si trattasse proprio di lui? Ah, 2 giorni dopo il suicidio di Crosby. Vi eravate impossessato di nuovi indizi? No, avevo intercettato 2 lettere all'hotel Georges V. Una indirizzata alla signora Crosby e l'altra ad Edna Reichberg, tutte e 2 spedite da Radek. La prima comunica a Helen Crosby che è stato suo marito a commissionare il delitto della signora Anderson.
e come prova lega in una scatoletta la chiave della villa. Radè conosce perfettamente la legge. Nessun assassino può ereditare dalla sua vittima, e tantomeno la moglie dell'assassino. E non è tutto, sapete, vuole umiliare la signora Crosby, perciò la costringe ad andare a cercare l'arma, pensate, l'arma del delitto alla Sitanghette. E se l'arma non fosse stata lì, doveva andarla a prendere in un certo armadio, in una villa, alla villa di Saint-Cloud. Un cervello diabolico. Oh, ma c'è dell'altro, sempre la stessa lettera, rivela che Edna era l'amante del marito. E che Edna dirà tutto per il piacere poi di vederla in miseria. E nell'altra lettera? Ah beh, nell'altra lettera cerca di far credere ad Edna Reichberg, pensate, che è stato Crosby ad assassinare la zia. E la prova del delitto, scrive lui, è nascosta dentro ad un armadio della villa di Saint-Cloud. E soltanto Edna potrà evitare che si faccia uno scandalo sulla memoria di William, facendo scomparire l'arma dopo averla presa ad un'ora precisa, un'ora stabilita però da Radè. Io ho pregato le due donne di sottoporsi ad un esperimento, spiegando loro che si trattava di ritrovare l'assassino della signora Anderson, e ho fatto far loro esattamente ciò che le lettere ordinavano, senza naturalmente rivelare il contenuto delle lettere. Ma voi come avete fatto a scoprire che le lettere erano state scritte tutte e due da Radè? Ah, con l'aiuto di Meurs. Era la stessa calligrafia artefatta del biglietto mandato al Sifflet. Qui da voi c'è un freddo del diavolo, eh? Non riscaldate. E di Arten? Avete notizie? Ci vorranno mesi e mesi prima che possa riprendersi. Domani mattina vi farò avere il rapporto completo, signor giudice. D'accordo, commissario. A Maigret. Maigret, voi avete fatto più del vostro dovere. Ma io vorrei pregarvi di... Scusate, di mettere una... Sì, scusate, devo andare da Meurs, mi aspetta, devo consegnargli le due lettere, le metterà in cornice, perché saranno due cimeli per lui. Ho mantenuto la promessa che vi avevo fatto al processo. Sono venuto a trovarvi prima... Prima dell'esecuzione. No, ditelo pure, la cosa non mi impressiona molto. Posso fare qualche cosa per voi? Mi pare che abbiate già fatto abbastanza. No, non fraintendetemi, non c'è ironia nelle mie parole, che... è che ero già condannato, e voi lo sapevate bene. Era questione di qualche anno, qualche mese forse. Quindi la mia è una fine magnifica, no? Confessate, signor commissario, che in cuor vostro mi avete ammirato.
eh? Era tutto così perfetto. Io ho tenuto in scacco la polizia. Ho sviato la giustizia, ho mutato il corso di varie esistenze. Vi credevate onnipotente? Sì, 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 la mia potenza mi inebriava e avrei potuto continuare ancora se non vi foste intromesso voi. Se le mie lettere fossero giunte a destinazione, pensate, Ellen Crosby ed Etna Reichberg scatenate l'una di fronte all'altra. Eh sì, sì, peccato, peccato che mi abbiate privato di quest'ultima affascinante scena. Voi siete intelligente, ma mancate di un briciolo, di senso artistico. Voi forse ne avete un briciolo di troppo. Il vostro sbaglio, Radek, è stato quello di agire continuamente pensando all'effetto che le vostre azioni avrebbero potuto avere su di me. Anche un grande artista, quando si preoccupa troppo degli effetti, rischia di apparire guitto. In Germania? Mi è capitato di assistere ad un'esecuzione. All'ultimo momento, il condannato, che fino a poco prima non aveva aperto bocca, si è messo a piangere e a chiamare la mamma. Sono curioso di sapere se anch'io chiamerò mia madre. Voi che pensate? Non lo so, ma ti auguro di chiamarla. Addio, Radek. Ora voi ritornerete da vostra moglie, non è vero? Vi avrà preparato il caffè. File ses jours, l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jours, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour, à Paris comme ailleurs, et passe les semaines et les
espoir s'émeut.